Grazie Presidente, anche oggi rimango stupefatto. In realtà si sta parlando di una delibera con un piccolo dettaglio che va a sottolineare quanto era già stato previsto in precedenza, e cioè che comunque Roma Capitale si era già proposta come ultimo creditore che doveva essere ristorato rispetto all'operazione prevista all'interno di questo piano concordatario. Evidentemente il Tribunale ha bisogno di vederlo scritto in maniera molto molto chiara, ma era già scritto. Si prende a pretesto questo passaggio, l'unico che riguarda Roma Capitale, per ritornare a discutere ancora una volta su tutte quelle che sono le operazioni legate a questo risanamento dell'azienda di trasporto pubblico locale più importante d'Italia. Ci fa piacere che ogni volta ricominciamo la stessa solfa con gli stessi contenuti. L'alternativa che avete proposto recentemente, perché a settembre non l'avevate proposta, era quella del commissariamento dell'azienda. Il commissariamento vi abbiamo già risposto che ha portato, rispetto alle esperienze precedenti che voi avete gestito in maniera disastrosa, così come avete gestito i conti disastrosi per portare queste aziende al collasso, l'esempio più classico ce l'abbiamo con l'Alitalia. E voi ci avete chiesto di no, tornare indietro col concordato per attivare quel tipo di percorso, un percorso che non ha offerto nessun miglioramento nell'azienda di trasporto, una delle aziende di trasporto più importanti in Italia. Ma in questo comune, a riguardo dell'esperienza commissariale, ne abbiamo una legata proprio al debito strutturale di questa città. Un'esperienza che, come tutti quanti sapete, ha tolto totalmente la possibilità, la discrezionalità, la facoltà da parte di questa amministrazione di poter gestire i propri conti in proprio, tanto che ogni anno, fino al 2048, sono previsti, no, il taglio di 200 milioni per poter ristorare quel debito. Ecco, questo taglio di quei 200 milioni non viene mai citato. Oggi viene citato, no, il fatto che stiamo andando verso chissà quale disastro, ma si sta parlando di rimettere in piedi un qualcosa che viene da un percorso che avete disastrato voi. E la cosa che è stupefacente, vi dichiarate ogni volta contrari rispetto a quello che noi stiamo facendo per risanare i vostri danni. È assurdo, veramente. Ogni volta dobbiamo tornare a discutere di queste cose. Contenti voi se ogni volta citate questo pretesto per poter sottolineare questo aspetto. Noi abbiamo un mandato, che è non solo di risanamento dell'azienda, ma anche di aumento dell'offerta di trasporto pubblico, andando a realizzare, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, scusate, visto che ci invitate ogni volta a ricordarlo, quello che in tutti questi decenni ultimi non è stato mai realizzato, la mobilità pubblica su ferro. Anche questo andrebbe comunque raccontato, perché tra l'altro è quella mobilità altamente remunerativa che probabilmente ad oggi avrebbe comportato nei conti di ADAC un maggiore equilibrio, così come magari avrebbe comportato una maggiore tenuta se fossimo riusciti a inserire all'interno del piano economico di questo concordato quelli che sono comunque i proventi dalle tre ferrovie ex concesse, in particolare da Roma Lido. Nonostante i reiterati appelli, come forza politica di maggioranza, alle altre forze politiche, compresa quella che governa in regione, tutto ciò non è mai stato portato all'attenzione dei tavoli politici da parte delle forze. Non c'è stato nessun contatto, nessuna volontà di poter realizzare questo. Allora di che cosa stiamo parlando? È chiaro che è solo strumentalizzazione politica. Ancora una volta oggi, mentre stiamo andando a cercare di fare comunque quello che è nel diritto e nella facoltà di un tribunale che sta cercando di garantire al meglio quello che è un'operazione finanziaria colossale per risanare l'azienda, ripeto, più importante di trasporto pubblico locale d'Italia, ecco, rispetto a questo percorso, voi ancora una volta vi dichiarate contrari, ma quando si trattava di farli quei debiti eravate favorevoli. Cosa è cambiato? Grazie.